A Cosenza mercoledì prossimo inizieranno in tutta la città gli interventi di rifacimento del manto stradale che saranno utili a coprire le buche che si sono aperte in molti tratti di strada del territorio cittadino a causa delle piogge invernali. Un piano di bitume che parte dalle strade più percorribili, dove andiamo a fare dei tratti di strada, non ricopriamo solamente le buche, ma scarifichiamo, ripuliamo le strade e li bitumiamo. Dunque faremo un intervento su tutte le strade principali e poi utilizzeremo le cooperative sociali anche nelle strade secondarie, dove andremo a ricoprire tutte le buche della città. Credo in una settimana, 10 giorni, azzeriamo tutto quello che c'è come buche e tratti di strada dissestati. In più, successivamente e anche contemporaneamente, partiamo con la segnaletica verticale e orizzontale, dove andremo a rifare tutte le strisce pedonali della città, le strisce continue e le strisce discontinue. L'avvio degli interventi di bitumatura sarà preceduto da una prima fase, durante la quale si provvederà ad un accurato lavoro di pulitura e ricompattamento della sede stradale, un'operazione che è tardata a partire a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Condizioni meteo e in più anche i lavori fatti da Enel, Fibra, TIM e Vodafone, dove hanno dissestato più degli altri anni le nostre strade cittadine. Lì abbiamo fatto una riunione insieme al sindaco di Cosenza, Franzi Caruso, dove li abbiamo riuniti tutti e anche loro, dove hanno lasciato quei scavi fatti a metà o bitumazioni fatte male, abbiamo fatto un accordo, anche quelle zone verranno ripristinate tutte. Abbiamo fatto un nucleo di controllo dove verranno controllate anche queste ditte, che i lavori vengono fatti ad opera d'arte.